Davide, che non era facile, lo sapevamo, abbiamo trovato di fronte una grande squadra, anche se alla fine son crollati, onestamente. Che partita hai visto te? Ho visto una partita in partenza molta tensione da parte nostra, poi il gol diciamo ci ha sbloccato un pochettino, insomma non capita tutti i giorni giocare queste partite. E poi un secondo tempo dove l'Empoli, come ha già dimostrato poche partite fa, ma anche l'ultima, insomma, corre fino al 90esimo, atleticamente sta bene e riusciamo a creare azioni pericolose sfruttando appunto questa caratteristica che abbiamo ormai da 2 o 3 mesi a questa parte. Ancora un gol in quella porta là stregata, ancora un gol rocambolesco, ce lo racconti un po'? Sì, niente, c'è stato questo tiro di Barogna abbastanza ravvicinato, ero riuscito anche a intuirlo, l'ho deviato sulla traversa, poi la palla è rimbalzata sulla mia spalla e è finita dentro purtroppo. Senti, a Brescia sarà molto dura, anche perché loro partono purtroppo col vantaggio anche dello 0-0, che tipo di situazione, di ambiente, di gara anche dal punto di vista psicologico ti aspetti laggiù? Ma io credo una partita come oggi, sicuramente all'inizio ci sarà un po' di tensione, ci sarà di parecchio pubblico come si è visto oggi al Castellani, in grande ambiente. Noi andiamo a giocarci la nostra partita, sappiamo che dobbiamo vincere assolutamente, non dobbiamo partire chiaramente subito all'arrembaggio perché non è una cosa giusta, però deve essere questa la nostra carica per far bene. Se all'Empoli oggi è mancato qualcosa, secondo te cos'è quel qualcosa che potrebbe essere mancato per il passo in più? Ma è mancata un po'. Ci dobbiamo trovare proprio un cavillo, è mancato il secondo gol, perché di azioni davanti alla loro porta ce ne sono state diversi tiri, salvataggi. È mancato credo solo questo, perché azioni le abbiamo create, nel secondo tempo non hanno quasi mai tirato in porta, quindi credo che più di così non si potesse fare. Ecco, infatti dicevamo anche questo, loro fondamentalmente hanno fatto pochino, cioè tu magari temevi questo attacco del Brescia molto forte, ma a parte il gol io non ho visto grosse azioni e grosse parate di Bassi quest'oggi, campano molto mi sembra sui movimenti di Postanzini. Sì, è fatto un nome... Non uno a caso, è un giocatore fortissimo per la categoria, come gli altri del resto, sappiamo che il Brescia è una grande squadra, però sì, in effetti a parte qualche 2 o 3 occasioni, compresa quella del gol nel primo tempo, non hanno creato molto. C'è anche da dire che alla fine comunque, nel senso, a loro il pareggio andava bene, quindi magari hanno abbassato un po' il loro baricentro e credo che sia una cosa normale. Davide Bassi, quanto ci crede in questo miracolo? Ma io non credo che sia un miracolo, bisogna solamente vincere una partita come ne abbiamo vinte tante durante l'anno, i miracoli non ce n'è da fare, dobbiamo fare l'Empoli e crederci fino alla fine. Senti, però fastidioso, diceva anche col mister, questo atteggiamento dei calciatori del Brescia che alla fine erano sempre per terra, sempre a lamentarsi e a perdere tempo. Sì, in effetti non è che sia un atteggiamento tanto sportivo, però... Nel senso, l'arbitro comunque ha dato un recupero consistente, accontentiamoci di questo che è stato un arbitraggio più che onesto, direi. Grazie mille Davide. Antonio, un pareggio sicuramente giusto, perché alla fine insomma un tempo per parte, le due squadre hanno giocato meglio, però insomma siamo un po' dispiaciuti perché insomma adesso andiamo a Brescia e sarà veramente molto molto dura. Ma era dura anche oggi, noi... Oggi potevamo perdere come potevamo vincere e come abbiamo fatto magari potevamo pareggiare. Cioè, sono partite che i risultati sono sempre in bilico, quindi sai, c'è la mare in bocca, come dicevo prima, per il risultato, però a livello di prestazione, a livello di cattiveria agonistica, a livello di impegno fino alla fine, questa squadra oggi non si può rimproverare niente. Quindi sapevamo che il Brescia era una squadra forte, una squadra anche a livello mentale preparata, e quindi che ci metteva, è normale, che ci tiene anche lei arrivare alla finale playoff e andare in Serie A,
magari non ha il vincolo adesso della vittoria, una partita magari, sai, è andata, loro pensano che il fatto che hanno pareggiato mentalmente magari sono quasi sicuri di passare, sai, sono tante cose che magari, sai, le parole adesso, come dicevo prima, ne possiamo fare tanti di discorsi, ma alla fine quello che ci rimane è 90 minuti in campo, quindi può essere una partita che può andare bene per noi, per loro, cioè su quelle partite strane, particolari, i playoff sono così, e ripeto, noi fisicamente stiamo bene, noi bisogna correre più di loro come abbiamo fatto oggi e sperare nella buona sorte che, ecco, che riusciamo a fare gol e poi magari la partita può cambiare, ecco. Ecco, però provando ad analizzare la gara di oggi, all'Empoli ha detto bene, non si può rimproverare niente, però dopo il gol, dopo il vantaggio, fino al termine del primo tempo abbiamo rinculato un po' troppo, concedendo forse troppi spazi, specialmente sulle fasce al Brescia. Da lì poi è nato anche il gol. Sì, ma hanno fatto un cross, cioè non è che hanno fatto tante azioni, loro hanno fatto qualche cosa in più di noi a livello di calci piazzati, però io tiri in porta, azioni pericolose, cioè loro... da parte loro non ci sono state, purtroppo sai, una squadra come il Brescia gli puoi concedere un cross 2 e se c'hanno uno come Caracciolo che è quasi 2 metri in area di rigore ci sta, che indovina la sponda giusta e ha fatto un gran gol Baronio, cioè non dimentichiamo che questa squadra ha 4-5 giocatori bravi, di esperienza, e quindi sai, se gli concedi un cross 2 magari azzeccano la giocata, gli devi dire bravi, perché comunque sai, hanno fatto un gran gol, quindi un po' per demerito nostro, per merito loro, comunque sai, questa è una signora squadra e ripeto, non è detto che in 90 minuti non puoi concedere niente agli avversari, quindi oggi abbiamo concesso pochissime cose e purtroppo in quelle pochissime cose ci hanno fatto gol. Se mai ci dovesse essere una ricetta, la tua ricetta qual è per andare a Brescia a portar via la bandiera? Sai, bisogna stare tranquilli, bisogna arrivare a giovedì, prima di tutto recuperare le forze in pieno, perché ci saranno 90 minuti da battagliare dal primo all'ultimo minuto, chi gioca, chi non gioca, e le forze fisiche e mentali, quindi non bisogna pensare che andiamo lì e magari sai, il fatto che non abbiamo vinto oggi, perché anche se avessimo vinto 2-1 o 2-0 non siamo una squadra che noi andavamo a Brescia a difendere il risultato, perché comunque alla fine noi siamo una squadra che non riusciamo a farlo, e quindi ripeto, bisogna stare tranquilli, recuperare le forze e essere convinti che comunque sta squadra può farcela perché c'ha tutti i mezzi e c'ha tutte le carte in regola. Tu sei ottimista comunque? Sì, ma per forza, perché comunque già il fatto che siamo arrivati ai playoff, che ormai così nessuno più ci sperava, e sta squadra ci è arrivata di volata, ci è arrivata di corsa, è una cosa positiva. Poi aver fatto una partita così oggi a livello fisico ancora di più, quindi bisogna avere solo grande fiducia. Grazie mille Antonio.